Salve a tutti anime colorate e benvenute in questo nuovo video. So che non ci siamo visti per un po', non posso ancora dire di promettervi purtroppo la stessa costanza di un tempo perché il periodo ha ancora da finire, però vi prometto che non abbandono il canale finché avrò la forza di dire qualcosa. Vi ricordo se non siete iscritti che potete iscrivervi al canale. Aderire con un abbonamento da 4,99 € al mese, dare un grazie al canale o semplicemente visualizzare, mettere like e lasciare un commentino. Ma tuttavia, il motivo di questo ritardo non è solo la vita reale, bensì anche il fatto che ho voluto fare un po' meglio questo video rispetto a quella che poteva essere l'idea di farlo da solo, perché ho deciso di farmi aiutare da un'amica. Un'amica che si chiama Roberta, che saluto e che probabilmente se vorrà e se ci verrà la giusta idea comparirà in un altro video. Questo video mi è stato richiesto da una ragazza della quale perdonatemi ma non ricordo il nickname, che spero si riconosca, e affrontiamo nella chiave che abbiamo scelto le 5 cose, o meglio, 5 delle cose che secondo noi non si dovrebbero dire ad un uomo gay. O comunque non si vede che sei gay, Ah no, che sbadato. Aspetta che vado a cercarmi uno dei costumi di Renato Zero degli anni 70. ma dimmi un po', chi è che fa l'uomo e chi è che fa la donna? Aspetta, ma sei sicura di volerlo sapere? Perché potremmo essere dei voyeur esibizionisti e invitarti a guardare. O essere versatili. No, allora io non sono omofoba, però. Però aspetta, fammi scorrere la lista dei luoghi comuni che non ho ancora sentito. Però i bambini no? Hai mai chiesto ad un bambino se ha bisogno d'amore? Oppure se davvero gli interessa il sesso delle persone che si occupano di lui. Oppure altro luogo comune che mi stai per sparare, due uomini che si baciano o due donne che si baciano, non li posso vedere. Neanche a me piace vedere 3 metri di lingua attorno al tuo fidanzato, soprattutto quando sono single, eppure sono costretto a vederlo. Allora, come la mettiamo? Oh, che bello! Anch'io voglio un amico gay! Tesoro, ho una brutta notizia. Ho la voce baritonale, anche se le voci acute non mi danno assolutamente alcun fastidio. Non mi trucco se non per i contest di canto. Non mi metto lo smalto sulle unghie perché sono troppo corte e non ne varrebbe la pena. E ancor meno la ricostruzione che andrebbe rifatta ogni tot di mesi. Eppure sono gay lo stesso, quindi temo di non poterti dare i consigli che ti stai aspettando da me. Ah, e tra l'altro di moda non ci capisco nulla. Ed eccoci qui. Prima di farvi salutare da Roberta, che è stata più brava di me, perché io non glielo avevo detto e ha comunque preparato un saluto finale, vorrei salutarvi io. Scusarmi ancora una volta per la mia piccola assenza, però purtroppo la vita reale chiama. Dalla barba si vede. Abbiamo in mente un altro video con Roberta da sviluppare. Piano piano, fateci sapere se vi interessa, in quanto è un punto di vista diverso dal mio, ma ugualmente condiviso. Per il momento vi saluto io. Vi ringrazio per averci seguito fino a questo momento. Vi chiedo di condividere il video se vi è piaciuto, di lasciare un like e un commento. Noi ci vediamo alla prossima e vi lascio i saluti di Roberto. Ciao! Ciao a tutti, ciao Riccardo e grazie per avermi permesso di essere qui in questo video insieme a te. Ciao!